Ciao a tutti, bentornati su Reparto Corse TV. In un video precedente abbiamo parlato del RaceChip XLR e in questo video volevo rispondere alla domanda che spesso mi viene fatta. Conviene acquistare anche la funzione che permette di regolarlo via app su smartphone? No, secondo me no. Io chiaramente l'ho provato più volte in entrambi i modi. La rotellina con cui si regola il RaceChip XLR è davvero molto comoda e la senti, quindi è facile regolarla, anche se tu magari non so, sei fermo al semaforo, è molto molto semplice. In più, io per esempio personalmente ce l'ho in modo da riuscire a vederne il colore attraverso il volante, quindi è molto facile capire che tipo di posizione ha il RaceChip e quindi io lo trovo anche piuttosto sicuro. Usare lo smartphone è un po' scomodo, è figo, è vero, tu puoi regolare quindi la mappa del modulo per pedale acceleratore, ricordo, tramite l'app, però deve collegarsi, delle volte magari non si collega bene, delle volte spingi e non risponde. Trovo molto più pericoloso farlo sul cellulare rispetto a quanto possa essere farlo fisicamente. Quindi costa 30-35 € in più questa funzione. È carina, però secondo me finisci per usarla solo la prima volta. Fai il figo, che bello, la regolo col cellulare, poi finisce lì. E questo è il mio punto di vista, magari vorrei sapere anche se qualcuno la pensa diversamente, magari c'è qualche aspetto che mi è sfuggito. E vi ricordo tutti i nostri social, Instagram, YouTube, Facebook e TikTok e il nostro sito www.repartocorsestore.it. Grazie, al prossimo video. Ciao ciao!